Prima di Dragon Ball, degli anime e dei manga, la mia più grande passione sono i dinosauri e Jurassic Park. Attenzione, ho detto Jurassic Park volutamente e non Jurassic World, perché per me sono due cose ben distinte. Durante i The Game Awards di ieri sera è stato annunciato questo nuovo titolo, Jurassic Park Survival, con un trailer che secondo alcuni è una vera e propria bomba. E quindi ho deciso di fare questa reaction insieme a voi in questo video. Quindi torniamo indietro e andiamo a goderci questo spettacolo. Via! PlayStation I own an dovrebbe island essere off the coast of Costa Rica. Le coste really spectacular, spared no expense. For this place, I wanted to show them something that wasn't an illusion. Ok, quindi mi state dicendo che questo gioco è ambientato dopo Jurassic Park, perché questo è l'avvenimento che avviene proprio nel film quando il T-Rex fugge dal recinto. E queste sono proprio le macchine del primo Jurassic Park, mentre le altre, quella che avete visto decappottata, se non ricordo male, è del secondo. Something that was real. Quello è il cappello di... Oddio, non mi ricordo come si chiamava il professore. Can anyone hear me? This is Dr. Maya Joshi. I've been left behind on Isla Nublar. Ah, Isla Nubla! Ma quindi, ragazzi, ma fermi, ragazzi, perché questa scena qui è letteralmente quella del film proprio, dove i ragazzini si ritrovano all'interno delle cucine inseguiti da due o tre velociraptor. Ora di preciso non mi ricordo, eh? Attenzione. Ragazzi, ma come sono fatti i dinosauri? Ma che grafica c'ha? Ma che bomba è? Questo avveniva uguale nel film, il ragazzino che si inciampava con il mestolo. Ok, lei che scappa. Is anyone there? Oddio, allora non ricordo. De qualcosa, regà, Sauro, ma ora non me lo ricordo. Pensate che io volevo anche diventare un paleontologo quando ero ragazzino, insomma, sui 14-15 anni. Quindi, regà, bene o male, i dinosauri li conosco quasi tutti. Poi, vabbè, con il tempo un po' la cosa me la sono un po' dimenticata. Ma il modello del dinosauro, ragazzi, è clamoroso. Clamoroso. Questa cosa è fake. Perché in realtà è sempre della famiglia dei Raptor. Ma non sputa veleno. Ve lo giuro su mia madre, ve lo stavo per dire, perché nel film un raptor veniva proprio rinchiuso nella cella frigorifera e quel verso che avete sentito è proprio il richiamo dei raptor. Porca di quella vacca di Eva! Che bomba! Che bomba! Aspettate che voglio spare vedere. no expense. This place, I wanted to show them something that wasn't Ma questa an roba, illusion. ragazzi, è insana proprio! Something that was real.
Ma allora, col fatto che qui si vede il cappello, allora, sicuramente è ambientato dopo i film, ok? Perché qui appunto le macchine sono rimaste abbandonate, l'altra era rovesciata, e quindi è sicuro, è. Mo' è da capire, sta ragazza, che cazzarola è andata a fare su Isla Nubla? Comunque, raga, io vi invito a notare la grafica che ha questo titolo, raga, perché siamo di fronte a una roba clamorosa, ma letteralmente clamorosa. I modelli dei dinosauri sono bellissimi, lo so, molti volevano un nuovo Dino Crisis o Dino Crisis, come cazzo volete chiamarlo, che ho giocato tutti, raga, ma questo potrebbe essere veramente una buona alternativa. This is Dr. Maya Joshi. I've been left behind on Isla Nubla. Ok, lei è una dottoressa. Cioè, questa cosa qui è sconvolgente. Cioè, raga, questa cosa è sconvolgente. Ok, vabbè, qua è quando rientra. Ma la parte finale, raga, è incredibile. Vedete? Qui infatti fa questa specie di zoom sul cold storage, la cella frigorifera, e come vi ho detto prima, dove veniva rinchiuso un raptor nel film. Però, considerando che è svolto tot anni dopo, che il raptor sia ancora vivo nella cella frigorifera, non lo so, Semplicemente è la tua tana. Is anyone there? Anche questa parte qui è probabilmente un richiamo al film di quando quel ragazzo robusto cade e si ritrova davanti un altro dinosauro che allarga le cose e gli sputa il veleno. Ora, raga, abbiate pazienza, i nomi non è che me li posso ricordare tutti, dei dinosauri, abbiate pazienza. Ragazzi, guarda il modello di sto... Ma ragazzi, è clamoroso. Cioè, raga, guardate che... Cioè, oh, guardate che non è una stronzata, raga. Questa roba qui è clamorosa, eh. È bestiale. Qua, ragazzi... Raga, io non muovo perché è la mia passione più grande. Cioè, che cosa gli devi dire? Che cosa gli devi dire a sto T-Rex? Che gli devi dire? Che tra l'altro gli hanno messo pure il suono originale. Ah, eccolo, infatti lì c'è il raptor. È una bomba, regà, è una bomba. Pochi cazzi, questa è una bomba. Pochi cazzi, regà, questa sì. Siamo davanti a una bomba incredibile. Per gli amanti dei dinosauri come me, ragazzi, questa è la bomba definitiva. E io sono troppo contento. Non c'è una data, non c'è un anno, non c'è niente... Poi magari mi documenterò meglio su qualcosa in più. Rimane il fatto, ragazzi, che fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Non ditelo a nessuno, ma sono più in hype per questo che per il gioco di Dragon Ball. Scusate, ma i dinosauri per me rappresentano la mia infanzia più bella. E quindi abbiate pazienza. Non lo dite a nessuno, vi prego. Grazie e ci vediamo con i prossimi video. Ciao, ragazzi.